Non è una questione di quanto deve costare curarsi da un medico o un dentista piuttosto che un altro. Io lavoro in Moldavia, da noi costa naturalmente meno. Il discorso è dovrebbe costare curarsi i denti oppure magari dovrebbe darteli lo Stato questi servizi primari di salute, quindi servizi che devono essere garantiti a mio parere dalle costituzioni di tutte le nazioni con le tasse che hai pagato. Se sbatti e fai un incidente stradale, ti rompi un femore, è gratis. Vai all'ospedale e ti ricostruiscono. Ma se sbatti i denti, devi mettere mano al portafoglio. E il blocco principale con cui ogni giorno mi scontro sono le persone che danno per scontato che il medico dentista in realtà sia un qualcosa, un lusso, un qualcosa di accessorio, un lusso per pochi, quando invece è un diritto umano imprescindibile poter mangiare, sorridere e per di più pensa ai pazienti che hanno sofferto di piorrea per ereditarietà genetica, delle concause che portano a perdere completamente i denti, trentenni con la dentiera in bocca, che vita sociale possono avere? Prova a immaginare quella che è la piaga sociale della malattia sul quale viene applicato un listino prezzi. Il problema principale è proprio questo, un conflitto di interessi intrinseco nella sanità privata, ovvero chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che poi si prende i soldi. Questo è un conflitto di interessi che può determinare nella diagnosi, nella terapia, degli sbilanciamenti verso magari una cosa piuttosto che un'altra. O meglio, se il concetto te lo rendo meglio, se un paziente non ha i soldi, praticamente gli viene impedito di arrivare alla terapia migliore. Può fare magari un certo stage di terapia, ma non arrivare al completamento, magari alla protesi, come nel caso del dentista, gli impianti dentali, poter masticare, mangiare, nutrirsi. Quello che ho scritto in questo libro, che dopo 8 anni, dopo più di 15 nazioni girate, più di 100 policlinici visitati, 2000 anni di esperienza nelle cure di pazienti esteri, è un condensato di un nuovo modo di pensare. Tu devi immaginare una nazione dove magari ci sono fabbriche statali di impianti dentali, questi vengono trasmessi alle ASL, lì ci sono dentisti neolaureati che invece che fare la polvere vengono messi a lavorare e a aiutare la popolazione. Questo è un modello nuovo che si può costruire di sanità nuova, magari dove non ci sono passaggi nel pubblico di biglietti da visita per mandare poi pazienti nel privato. Il turismo medico non esiste. Quanti sono i sardi che si sono andati a curare al San Raffaele di Milano? È solo un blocco della mente.